sono il primo ad arrivare e l'ultimo da tre via. Calma, non vi accaccate! Calma. Non vi accaccate, calma! Non vi accaccate! Ecco che è questa vita di noi. Ma ricordate pur sempre che c'è un capito? Non vi accaccate! Ci vuole oggi nel nostro lavoro. Per favore, ricordiamo che oggi visiteremo tutti. Oggi visiteremo tutti. Tutti, escluso nessuno. Tutti vivi e morti. I morti li facciamo rivivere e vivi li facciamo rimortere. E ricordate che in questo ospedale, signori, si entra con i codici fatti ai malati. Ai malati daremo il codice rosso. Ai malati minorani daremo il codice verde. Ai malati che non vogliono fare la fila vi daremo il codice IBAN. Mandateci soldi a noi, entrate per primi. Pensiamo agli ammalati. Per favore, non lamentatevi sempre di noi dottori. Ricordate che noi dottori andiamo incontro ai nostri pazienti. Infatti solo per oggi abbiamo una grande offerta, un 3x2. Se vi ricoverate in tre sulla stessa barella, quello di sotto non paga. 3x2 di lui, vai! Dico da me per me, di Salvatina! A barella fece, vai! Adesso sono arrivati, signora! Venite nel bus, che andate a fare da me? Il pigliato è dietro, vai! Scusi, lei chi è? Come chi sei? Lei sta gridando in un ospedale, chi è, si qualifichi? Io sono il tirocinante chirurgo Michi. Michi? Sì, Michi chirurgo. Di quanto tempo sei laureato? In 9 settimane e mezzo. Bene. Bravo, gli studi. Invece io mi presento, sono il vice primario di questo ospedale, sono il dottor Mellone. Legalizzo, ecco, vogliamo Mellone. Perché c'entra, quello era mio padre. E teneva un lume. Che faceva? Che non è? Teneva un lume, lui! Dico un lume, lo fischio, ti stai chiamando! Ehi, ti fischio un lume! Che bagnata! Ma bello un lume! Ma perché? No, tu... Facciamo un po' di perché lei mi sente la vita. Dica il dottor Mellone, fresca! Dottore, posso presentarmi anch'io? Mi sembra il caso. Va bene. Io sono l'aiuto tirocinante, dottor Capone. Cioè, cosa avete? Incredibile. Voi mettete il cognome in base alla malformazione che avete. Cosa sta dicendo? Come si permette? Se posso permettere. Ah, perché? Perché sono il secondario. E che cos'è il secondario? Un figlio di primario. Ah. Lei sta dentro. E come fa a dimostrarci che lei è il figlio del primario? È che sto qui in ospedale e non so fare un cazzo. E un figlio primario. Bene, bravo! Siamo gli ammalati, oggi abbiamo un'operazione chirurgica molto delicata, anzi qual è il chirurgo che sta operando in questo momento? Io. Benissimo. E che si è fatto? No, sono scappato da paura. Oh, fui. Poi da casa non non si capisce niente, meglio che facevo una ciarlare, veramente. Perché ti metti? Ma no, ne ho dato una botta di pisto, soltanto la guerra inizia a schizzare sangue dappertutto. E per come schizzava, secondo me era uno schizofrenico. Ma schizofrenico cosa? Lei ha reciso la volta. Che ha deciso? No, non deciso il giorno di. No, ha reciso, ha tagliato la volta e la mia volta non l'ha mai toccata! No, la mia ragione, ha fatto un errore gravissimo! Certo! Lo dice pure mio figlio! Che figlio? Non aprite quella volta! Ma dato questo qua! Infatti io poi lo dico davanti a tutti, e in questo ospedale non opererà mai più! Ah sì? Certo. Mi chiama papà! Ah, chiama papà! Chiami pure tua madre! Papà! Non tu, lei sono più qualificato. Sì, è tuo tiro primario papà. No. Pensa a fatica. Bene, bravo. Benissimo, pensiamo ai suoi. Noi pensiamo agli amici. Ma cosa mi sta spruzzando in testa da mezz'ora? Che veleno. Veleno? Come dire? Vorrebbe muovere. È il veleno per le formiche. Abbiamo le parete infestate da formiche. Per favore, non diciamo cose che in questo ospedale non sono mai esistite. Non sono mai esistite le formiche. Non sono mai esistite le parete. Questo sì è vero. Dottore, posso? Dica. Vorrei sottolineare una cosa per me molto importante. Guarda, ieri l'altro come aiuto di vicinante ho superato brillantemente l'esame di autopsia. Ah, non ero dubbi! Ripeto, lei è il mio cugino. Ma dico, Lecchino! Dottor Leccalec, che l'hai andato. Invece a lei come è andata la sua autopsia? Ah, che benissimo, stiamo aspettando che si risvegli. Perché dice l'autopsia si fa solo il volto. Ha
Ma pure se prima a me, ma non c'è da farsi cosa, ma che ne faccio lui? Mi fate un messo lui molto, ma non arriva a noi, io mi sono fatto, o avete che se vuoi, ma no, la caderno di raggiungere, vabbè, comunque secondo me questo non è morto, si risveglia. Vabbè. Sì, perché questo è un lontano cugino di mio padre. E quindi? È una morte apparente. Quanto questo qua? Sì, lasciamo perdere, pensiamo agli amati. Siamo andati avanti. Quanti qui? Quanti questa curva come pastore? Questo significa che nel nostro ospedale i nostri malati migliorano di giorno in giorno. Non è tutto merito nostro, infatti ricordiamo qui tutti, cari signori, che il corpo umano è una macchina perfetta, che pensa grazie al cervello, che respira grazie ai polmoni, che si riproduce e grazie un mazzo. Stiamo parlando di anatomia. Vabbè, non è anatomia, anatomia. Anatomia è andato due. Grazie a Dio. Che termine usa? Scusatemi tutti veramente, perché stanotte non dormite in corsia. Ero di servizio, non sono riuscito nemmeno un minuto. Almeno un momento di pausa. Sì, non ho avuto pausa. Invece c'è stato un malato in corsia che ha russato così forte tutta la notte che ci ha tenuto svegli tutto l'ospedale. Ah, capita, come avete risolto? E ho dovuto risolvere che ho applicato un cerotto di nuovissima generazione. Ah, e come si chiama questo cerotto? Cerotto e palla! Ma incredibile, non ha russato più, ma sta russiscia, tanta, o volere si è messo, ha girato proprio la città, non niente. Ma sono divertiti. Anche a notte a Marumì. Perché mi rimane la tavola di mia sera di anni? No, sono grippi, ho malato, è malata mattina e malato la sera. Ma vuole una cosa così? Ma lui non fa notte a... che infermeri. Ma non dormi abbastanza, sì. Ho sentito abbastanza. Sì, la cosa più importante è che pensare. Vado di là in corsia, c'è un paziente importante. Chi è? Un giocatore del Napoli, niente. Oh, gli devo fare una lavanda a casa. E allora vado da quest'altra parte, sì. E c'è i cardi, e mi devo fare la lavanda nana. E allora vengo con me! Dottor, io che faccio? Sì, il tuo devo rimanere la mano. No, è piazza sparita! Bene, bravo! Bisturi!